La legislazione sugli organismi geneticamente modificati in Europa prevede due processi di autorizzazione distinti. Il primo riguarda le coltivazioni sul territorio dell'UE, il secondo è per i prodotti importati destinati alla commercializzazione per alimenti e mangimi. Di recente l'Unione ha rinnovato le regole sulla coltivazione. La direttiva numero 412 del 2015 stabilisce un iter di autorizzazione a due livelli. Il primo è appannaggio delle autorità europee e si basa sulla valutazione scientifica dell'Agenzia per la Sicurezza Alimentare, o EFSA. A un secondo livello si colloca la scelta degli Stati membri che possono decidere di limitare o vietare la semina di prodotti OGM sul proprio territorio, anche se questi hanno ricevuto il via libera di Bruxelles. Oggi in Europa si coltiva un solo OGM, una varietà di mais nota come BT, in 5 stati: Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania. Il dibattito è invece aperto sulle norme per i prodotti importati. La Commissione europea ha infatti presentato una proposta legislativa che prevede di applicare anche all'import lo stesso approccio approvato per le colture. Il progetto dell'esecutivo dell'Unione prevede un'autorizzazione europea basata sulle valutazioni dell'EFSA, ma i diversi paesi potranno decidere se limitare o vietare l'utilizzo sul proprio territorio dei prodotti in questione. Ad oggi gli OGM autorizzati per l'importazione nell'UE sono 68. L'ipotesi di lasciare agli Stati la possibilità di vietare l'uso di prodotti OGM importati pone diversi problemi di ordine pratico, anche perché l'Europa ha bisogno di grandi quantità di derrate OGM, principalmente per i propri allevamenti. La proposta della Commissione sull'importazione, sulla nazionalizzazione dell'importazione sugli OGM potrebbe avere un impatto fondamentale per il mercato interno europeo. Attualmente abbiamo una legislazione unica per tutto il mercato europeo per quanto riguarda l'utilizzo di OGM lungo la filiera alimentare, principalmente per uso zootecnico. Se alcuni Stati membri optassero per appunto un divieto di utilizzo di OGM da un mercato europeo, potremmo ottenere 28 mercati a livello nazionale. Un'altra problematica è fondamentalmente che l'Europa ha un deficit in termini di proteine per uso mangimistico importante. Questo soprattutto con riferimento alla soia, e la soia è principalmente importata da paesi terzi. Parliamo all'incirca del 75% del nostro fabbisogno. I maggiori paesi esportatori sono il Brasile, l'Argentina e in misura minore il Canada e gli Stati Uniti. In questi paesi il 90% della soia prodotta è OGM, quindi l'Europa dovrebbe trovare delle proteine alternative a questa soia OGM e purtroppo a livello mondiale le alternative sono carenti. Un'altra problematica infine è cosa potrebbe creare a livello di competitività. Si pensi a quei paesi che magari opteranno per la nazionalizzazione e quindi vieteranno l'uso di OGM. La filiera agroalimentare dovrà sostenere dei prezzi molto più alti. La filiera europea ha fortemente criticato la proposta della Commissione sulla nazionalizzazione delle importazioni, in quanto non va a risolvere i problemi attuali di approvvigionamento di materie prime, ma bensì va a esacerbarli e a peggiorarli. La filiera agroalimentare europea ha quindi espresso molti dubbi sull'ipotesi di restrizioni a livello nazionale per gli OGM importati. Anche la direttiva sulle coltivazioni però crea non poche perplessità. L'Italia è tra quei paesi che dovrebbero recepire le norme europee imponendo limiti sostanziali alla possibilità di coltivare OGM. Ma non tutti sono d'accordo, perché una scelta del genere significa una disparità di trattamento tra gli agricoltori di diversi paesi europei. Nel pieno rispetto delle leggi europee ed italiane, nel 2013 abbiamo potuto coltivare mais OGM e dimostrare che la coesistenza in Italia è possibile tra mais biologico, OGM e tradizionale. La semina che abbiamo fatto è stata possibile perché eravamo agricoltori europei. Con le nuove decisioni prese recentemente dall'Europa, oggi non ci sentiamo più agricoltori europei, ma siamo agricoltori italiani. E quindi a noi è vietata la coltivazione. Questo non lo ritengo giusto perché non possiamo essere competitivi con gli altri paesi e quindi saremo costretti prima o dopo a chiudere le nostre aziende. There will be farmers in countries such as Spain, Portugal and some others who will take advantage of GM technology
and will be more competitive on markets. Meanwhile, farmers in countries where GM crops will be banned for political or arbitrary reasons will remain more and more behind. There is the hope that the authorization system for approving GM crops will restart, but there is nothing new that could change the voting behavior of member states. So this hope will be probably not translated into something real. For example, new GM crops approved. Noi agricoltori di Futuragra ci crediamo e abbiamo creduto sempre all'Europa. Questa rinazionalizzazione su alcuni progetti, diciamo, a livello europeo, circa le biotecnologie, vuol dire ritornare indietro. Se l'Italia dovesse decidere di applicare la direttiva comunitaria proibendo la coltivazione di sementi geneticamente modificate in Italia, ci troveremmo a esplicitare il paradosso in cui ci troviamo. Possiamo importare derrate di prodotti geneticamente modificati e non li possiamo coltivare. Non ci sono motivazioni economiche che giustifichino questa decisione, men che meno ci sono giustificazioni scientifiche. Pertanto, investire in aziende e programmare con una politica agricola che non ha ben chiara la direzione in cui sta andando e non ha ben chiari i criteri sui quali fonda questa decisione, mette in imbarazzo chi deve pianificare i propri investimenti. È nella filiera dell'allevamento, dalla produzione delle materie prime a quella dei mangimi, che l'impatto combinato della nazionalizzazione delle coltivazioni e di quella possibile delle importazioni potrebbe diventare insostenibile. Le razioni degli animali, le cosiddette uni-feed, infatti, difficilmente possono fare a meno di materie prime OGM. Siamo in un allevamento di bovini all'ingrasso. Ogni mattina effettuiamo un carro unifeed composto da una percentuale di insilato o di frumento di silo mais, poi una percentuale di paglia e infine completiamo l'unifeed inserendo questi mangimi ottenuti dai derivati OGM, perché innanzitutto nel mercato al giorno d'oggi è difficile trovare dei mangimi OGM free. Poi i mangimi tradizionali sono piuttosto costosi rispetto ai mangimi ottenuti da derivati OGM. Poi perché molti mangimi tradizionali possono contenere tossine che possono causare problemi alla salute dell'animale stesso e a me come proprietario un'eventuale spesa in prodotti medicinali per la cura della salute dell'animale. Le conseguenze di un eventuale divieto dell'utilizzo di mangimi ottenuti dall'OGM innanzitutto per me sarebbero, avrei problemi dal punto di vista economico, perché comunque non sarei competitiva con le aziende e gli allevamenti europei. Di fatto l'Italia è dipendente per oltre il 50% da materie prime di origine estere, sia per il settore feed che per il settore food. In particolare per l'Italia le grosse problematiche di approvvigionamento sono per la soia e per il mais. È inevitabile, avendo una così forte dipendenza dall'estero, che una proposta che dà in mano a ogni Stato membro la possibilità di decidere indipendentemente quale prodotto autorizzare o meno, crea grossi problemi di approvvigionamento e di potere contrattuale nell'approvvigionamento. Un altro aspetto che a noi interessa molto e si lega anche alla direttiva sulla nazionalizzazione della coltivazione è l'aspetto igienico-sanitario delle materie prime. E purtroppo le ultime annate maidicole nazionali hanno evidenziato grossi alti livelli di micotossine, che hanno creato anche grossi problemi nell'utilizzo del mais nazionale nelle formule zootecniche, quindi la necessità di andare anche per il mais ad approvvigionarsi all'estero. Il mais OGM che noi potremo coltivare è il mais resistente alla piralide. La piralide è un insetto che mangia la spiga e l'intera pianta del mais, e non solo del mais, e causa ingenti problemi sulla qualità del mais, oltre che sulla quantità che riusciamo a produrre. Più o meno si mangia il 10% del nostro raccolto, che equivale a 1 milione di tonnellate di mais all'anno, e aumenta da 3 a 100 volte il contenuto di fumolisine, che sono le micotossine più presenti nel nostro mais. Le micotossine sono sostanze tossiche prodotte da funghi che causano danni alla salute degli animali di cui si cibano, oltre che dell'uomo. Noi saremmo in grado di garantire un prodotto migliore, più sano e in maggiore quantità, se solo venissimo messi in condizione di poter lavorare con la ricerca. Possibilmente auspicheremmo una ricerca italiana con gli scienziati italiani, abbiamo grande fiducia in loro, nelle loro capacità di lavorare. Piuttosto che pensare di bloccare eventi OGM autorizzati
utilizzati in altri paesi, sarebbe il caso di dare una forte spinta alla ricerca nazionale per garantire varietà che siano adeguate al contesto nazionale. Insieme alle decisioni nazionali che sono in arrivo sulla direttiva che riguarda le coltivazioni OGM, il dibattito in Europa circa le importazioni contribuisce ad alimentare l'incertezza non solo per la filiera agroalimentare. La mia generazione ha vissuto la nascita dell'Unione Europea e tutto questo è nato intorno a regole semplici e chiare, quelle del mercato unico, perché si è capito che la libera circolazione delle merci e poi dopo delle persone era la base per costruire comprensione reciproca, fiducia, solidarietà e poi benessere di cui abbiamo goduto fino ad oggi. Ecco, questa proposta mina quelle regole, non più libera circolazione delle merci, ma scelta discrezionale e spesso del tutto incomprensibile da parte di uno Stato che blocca questo o quel prodotto, l'utilizzo di questo o di quell'altro prodotto. Un altro elemento evidente è da un lato la perdita della competitività nel settore, ma soprattutto il venir meno di quelle regole di base della predittività delle norme, della certezza giuridica, che sono il presupposto perché si possano immaginare investimenti, soprattutto investimenti in innovazione, che per sua natura ha bisogno di tempi lunghi e quindi di una cornice di riferimento certa, precisa, immodificata. Il Parlamento europeo ha avviato un primo scambio a livello di gruppi politici di opinioni ed è emerso con chiarezza una posizione contrastante per ragioni diverse, perché c'è chi sta più a sinistra, i Verdi, che sono contrari perché vorrebbero bandire gli OGM sia dalla coltivazione sia dal commercio. C'è chi invece si oppone per ragioni diverse perché vuole evitare che ci sia un mercato europeo a macchia di leopardo, con importazioni consentite in alcuni paesi e vietate in altri. A questo si aggiunga poi che avremmo una zootecnia di serie A e una zootecnia di serie B, però c'è un problema di approvvigionamento di materie prime. Perché? Perché le materie prime di origine geneticamente modificata oggi sono una realtà nel campo delle proteine. L'Europa importa 34 milioni di tonnellate di proteine vegetali o di semi geneticamente modificati e di queste non c'è un mercato corrispondente in termini di prodotti non OGM, e questa è una realtà della quale bisogna tener conto e che il Parlamento non vuole vedere superata con un peggioramento netto della competitività di tutto il sistema zootecnico e del sistema mangimistico. Sia nel caso delle coltivazioni che in quello delle importazioni degli OGM, le recenti politiche di nazionalizzazione, siano esse approvate o proposte, non risolvono i problemi reali degli operatori, perché creano difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime e deprimono la libertà di scelta degli attori economici della filiera agroalimentare.